Nessuno vuole fermare il progetto, ma soltanto limitare i danni che la realizzazione dell'opera provocherebbe al tessuto urbano dei territori attraversati. Tutti d'accordo dunque sull'importanza del raddoppio della ferrovia Pescara-Roma, ma con le dovute correzioni al progetto, come è stato ribadito ancora una volta nel corso del Consiglio Comunale straordinario che si è svolto a Chieti presso l'Auditorium Sanfarani, alla presenza dei rappresentanti dei comuni coinvolti nella realizzazione dell'infrastruttura e delle istituzioni, insieme a consiglieri regionali e parlamentari abruzzesi. Collegati in videoconferenza anche i rappresentanti di RFI che il prossimo 9 febbraio presenzieranno l'incontro che si terrà all'aeroporto d'Abruzzo. Questa mattina intanto il Consiglio Comunale straordinario ha deliberato l'istituzione di una commissione consiliare speciale che operi in sinergia con RFI per migliorare il progetto e di un comitato dei sindaci che funga da raccordo per le iniziative, con il Comune di Chieti a fare da capofila, come ha spiegato il sindaco Diego Ferrara. Non siamo assolutamente contrari a che il progetto si realizzi. Oggi diremo per la prima volta e interloquiremo con RFI in un secondo momento il 9 febbraio per portare i nostri progetti di variante all'opera affinché questo progetto estremamente importante come volano economico dei nostri territori abbia il minore impatto possibile sui nostri territori stessi, poiché RFI si è già dimostrata formalmente favorevole ad un dialogo in questo senso, io penso che stiamo partendo con il piede giusto. Ci sono già dei progetti in piedi diversi, insomma, per modificare almeno questo tracciato ed evitare abbattimenti di case, innalzamenti di muri, eccetera, eccetera? Sì, assolutamente sì. Ogni comune ha dato in carico dei propri tecnici il modo di dare delle alternative ad impatto zero anche economico e quindi penso che RFI non avrà nessun problema a recepire le nostre istanze. Luigi Febo, Presidente del Consiglio Comunale di Chieti, qual è la tempistica a questo punto per la realizzazione di questo raddoppio? Ma allora, i tempi sono stretti perché sono dettati dal finanziamento del PNRR che tutti conosciamo. Si aprirà, verrà nominato entro febbraio il coordinatore del dibattito pubblico e poi ci sarà il dibattito pubblico dove all'interno del dibattito pubblico si potranno portare tutte le esigenze sia delle amministrazioni, dei comitati e dei cittadini. L'idea proprio di questo Consiglio straordinario e della istituzione della commissione e la richiesta a tutti i sindaci di costituirsi in un comitato permanente con unità di intenti da parte di tutto il Consiglio Comunale, senza appartenenze, di tutti i sindaci di questa tratta, senza appartenenze territoriali, e proprio per affiancare sia i cittadini le legittime aspettative e richieste dei cittadini, come le legittime aspettative che il territorio aspetta di questa opera infrastrutturale che è importante, cioè avvicinare e mettere insieme soluzioni tecniche che ci devono dare i tecnici.